abbiamo fatto 3 giorni sostanzialmente di una specie di campo studio, vacanza studio, dove eravamo lì su a Mercatello, sulle Marche, e abbiamo iniziato ad affrontare Mozart, ad affrontare il periodo classico, proprio per avvicinarli un pochino di più a questo tipo di repertorio che è sempre più in voga nelle orchestre, specialmente in questo periodo, e che è diciamo, il repertorio chiave e che muta anche il modo in cui deve essere suonato, con la filologia, con la ricerca autentica del suono, dello stile, del modo di suonarlo, eccetera. Per cui abbiamo cominciato questo bellissimo percorso facendo una sinfonia di Mozart e un altro pezzo di Mozart che era la piccola serenata notturna quest'estate, e ora abbiamo ripreso Mozart, dove faremo appunto 2 sinfonie, una è la numero 29, che è un pochino più piccola, che ha solo 2 oboi e 2 corni, e poi invece facciamo la sinfonia 35, che è la cosiddetta Hafner, che comincia a essere una delle grandi sinfonie di Mozart, quella del periodo, diciamo, del periodo tardo, del periodo maturo. Okay. Ci accorpiamo davanti di questa della Traviata, perché la mia idea era quella appunto di fare Verdi con loro, ma purtroppo causa Covid ovviamente non si riesce ad avere l'organico adatto per fare le grandi sinfonie e overture di Verdi, per cui ci mettiamo la Traviata, che comunque diciamo è un messaggio di rinascita. Questa della Traviata inizia con il tema della morte, con il tema della malattia di Violetta, e dopo finisce, diciamo, sboccia il tema dell'amore, che è quello dell'amami Alfredo, per cui è anche una sorta di messaggio di speranza sul fatto che la musica apparentemente sia morta, in realtà è ancora viva e vegetale. Ecco, hai citato il discorso del Covid che limita comunque sia il pubblico sia chi si deve esibire, e questo è comunque un passaggio importante, potersi esibire, e ti chiedo in particolare che scenario rappresenta per te il Teatro Rossini? Il Teatro Rossini per me comincia a diventare, non dico una seconda casa, ma diciamo a Pesaro sta diventando una città importante per me. Io appena ho vinto il concorso a Copenaghen sono venuto subito a Pesaro a lavorare con l'orchestra del conservatorio, dove abbiamo fatto la cambiale di matrimonio per il compleanno di Rossini, per il 150esimo anniversario di Rossini. Dopodiché sono venuto al Roth XL e anche diciamo la stagione di quest'anno del Roth, dove ho fatto anche l'inaugurazione con la Petit Messe Solennelle. Per cui Pesaro comincia a diventare una città importante per me. E il Teatro Rossini ovviamente è un centro culturale, un centro nevralgico, ovviamente con il Roth. Per cui per me è un po' come una seconda casa a Pesaro.